Anni stiamo parlando dell'Alpago Eco Trail e lo facciamo in compagnia di due promotori proprio di questo evento, di questa manifestazione che vado subito a presentarvi. Loro sono Mauro Uerich del comitato dello staff dell'Alpago Eco Trail. Ben trovato Mauro. Grazie. Accompagnato da Paolo Bortoluzzi, anch'egli appartenente proprio a questo staff organizzatori di questo evento. Ok, grazie, buongiorno. Con loro appunto vedremo i dettagli di questa nona edizione, perché ormai il tempo passa, si corre, ci si impegna, si lavora tanto, tutto ovviamente sempre sulla base del volontariato, e quindi si è arrivati alla nona edizione di questa manifestazione. Allora, innanzitutto Paolo, cominciamo da lei proprio col spiegare, col contestualizzare innanzitutto questa manifestazione, questa iniziativa che sappiamo avere una finalità benefica. Prego. Sì, all'interno della manifestazione gestita dal gruppo Alpago Eco Trail abbiamo l'Alpago Eco Passeggiata, che è una manifestazione a carattere solidale benefica, appunto organizzata dal gruppo Alpago Eco Trail in collaborazione col supporto della Proloco di Pieve d'Alpago. Gran parte del ricavato di questa manifestazione viene ogni anno devoluta a diverse associazioni presenti nel nostro territorio. L'ultima edizione, quindi l'edizione 2018, il contributo è stato devoluto all'associazione Belluno Rianima. Quella dell'anno precedente invece abbiamo devoluto all'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, sezione di Belluno, che ha la sede presso la Casa del Sole a Ponte nelle Alpi. La prima edizione di questa ecopasseggiata solidale si è svolta nel 2014. Il contributo allora è stato devoluto all'Associazione Cucchini, e poi di seguito a Eva Alpago, che opera nel soccorso delle persone nel territorio dell'Alpago, e successivamente a CAI Alpago, proprio quale supporto anche allora per l'attività di manutenzione sentieristica del territorio. Quindi vediamo una pluralità di associazioni che rispondono ad una pluralità anche di interventi, di diversi obiettivi. Sì, noi cerchiamo ogni anno di individuare, i bisogni sono tanti di tutti, no? Quindi ogni anno cerchiamo di individuare un'associazione diversa operante nel territorio, e quindi ecco, con l'edizione di quest'anno il contributo verrà devoluto alla comunanza delle regole dell'Alpago. Ecco, in Alpago ci sono 7 regole, 6 nel territorio di Chies e una nel territorio dell'Alpago, che gestiscono nella pedemontana un territorio di circa 3.000 ettari di bosco. Con l'evento di Vaia nell'ottobre dell'anno scorso, e poi anche quest'anno una nevicata un po' tardiva ha comportato parecchi danni a questa realtà, perché Vaia non ha risparmiato certamente, anche se non ha avuto i danni di altre parti del territorio della provincia, ma comunque non ha risparmiato certo l'Alpago, e quindi proprio come riconoscenza del grande lavoro che hanno svolto i regolieri nel ripristinare sentieri, strade all'interno del territorio da loro gestito, abbiamo individuato loro come beneficiari quest'anno del contributo. Proprio perché siamo anche stati costretti a posticipare la data dell'evento, che generalmente si teneva a giugno, proprio per l'impraticabilità di gran parte dei sentieri della parte alta della conca. Quindi i fondi verranno devoluti proprio a questa realtà per il ripristino, quindi la sistemazione di questi sentieri che sono interessati comunque dalla manifestazione. Sì, sì, sì. Ma non solo, diciamo, perché la comunanza delle regole ha proprio lo scopo di ripristinare all'interno del loro territorio tutti i vecchi siti, no? Quindi malghe, perché loro hanno come attività fondante, diciamo, la manutenzione del fondo dei boschi per faggio, poi ci sono i pascoli per la pecora dell'Alpago, eccetera. Certo. Okay? E all'interno di questo stavano già sviluppando tutta una serie di progetti
di ripristino anche nuove sentieristiche, eccetera, per portare le persone a poter fruire di questo territorio. E l'evento di Vai, eccetera, proprio ha distrutto tutto l'operato, e quindi si vede proprio in questo caso una forma di solidarietà che si assomma ad un'altra forma di impegno per il territorio. Beh, direi davvero molto interessante, molto nobile anche l'obiettivo proprio di quest'anno. Mauro, diamo un po' un'indicazione generale su quella che è la manifestazione in sé, ovviamente un evento ormai molto conosciuto all'interno del nostro territorio bellunese, che richiama da sempre tantissimi appassionati della corsa in montagna, ma magari per i nostri ascoltatori che non conoscono bene questa realtà, ecco, spieghiamo che cos'è questa manifestazione. Sì, questa manifestazione praticamente è nata così, per uno scopo benefico, sì, fatto per poter pubblicizzare, oltre allo scopo benefico, pubblicizzare il nostro territorio, che è un territorio abbastanza vasto, molto bello, conosciuto da pochi. Perché conosciuto da pochi? Perché purtroppo è poco pubblicizzato nell'ambito italiano e anche europeo, quindi abbiamo un territorio che dà dall'acqua alla montagna, perché abbiamo il lago che è bellissimo, una zona collinare data come una delle più belle zone del bellunese, con variazioni di altitudine sia per l'ospitalità delle persone più anziane, di quelle più giovani, e però non siamo riusciti finora a pubblicizzarlo come dovrebbe essere pubblicizzato. Tocca un po' tutta la conca, no? Questa manifestazione dell'Alpago. Questa manifestazione praticamente tocca tutti i 5 comuni dell'Alpago e fa passare delle persone in posti, in paesaggi dove indescrivibili, dove pochi passano, e quindi vorremmo far conoscere che l'Alpago, nel nostro territorio, ci sono dei sentieri che non sono pericolosi da poter fare, da poter usufruire, quindi usufruibili anche dalle persone di una certa età, pur sempre con determinate attenzioni. Cautele, certo, esatto. Assolutamente sì. Quindi il nostro territorio, la nostra gara, quella della 50 km, che praticamente fa 50 km in ambito dell'Alpago, parte da Farra, fa una zona naturalistica del lago di Santa Croce, che sono i sbarai, dove ci sono appunto la zona naturalistica, va verso la zona industriale di Pieve d'Alpago, passando per la ciclabile, poi partendo appunto dalla zona di Paludi, va in un botto solo a 1000 metri di dislivello e arriva a Rifugio Dolala. Ecco, qui si vede anche proprio un tracciato, no? Adesso che io tengo in mano, grazie all'aiuto di Simone alla regia, vediamo proprio quello che è il tracciato di questa manifestazione di 50 km, abbiamo detto, quindi per i corridori esperti. Sicuramente è una corsa selettiva, perché avendo 50 km con 2950 metri di dislivello è un dislivello importantissimo, e su questo ci sono dei punteggi da avere per poter fare una gara importantissima che viene fatta. Fare queste gare per gli appassionati delle 50 km. Come dicevo, il dislivello di positivo è una gara tra le più difficili che ci sono nel trail. Proprio a livello fisico. A livello fisico, esatto, perché ha appunto, come dicevo, sti 1000 metri di botto di dislivello, e poi si continua a un sali scendi che è stressante. Per quelli che corrono, cioè alla fin fine è una cosa veramente da battagliare. Bisogna avere tenacia. Però poi da tanta soddisfazione anche. Esatto. Dolomiti. Con le nostre montagne, tipo il Cristallo, si vede praticamente tutto. Arrivati poi però a tre quarti della gara, passiamo per la Forcella
del Semenza, buttando gli occhi verso il sud, vediamo lo stacco tra la terra e il mare di Venezia, quindi un panorama che è decisamente unico. Certo. E quindi si aggiunge, diciamo, questo alla bellezza ovviamente del percorso, anche la bellezza del paesaggio, no? Che conferisce un qualche cosa in più. Ma poi abbiamo anche un altro tracciato un po' più corto. Abbiamo per noi, per quelli che non hanno in gamba le 50 km, abbiamo una 21 km, sembra un po' tosta anche quella, perché con 990 metri di dislivello su 21 km è abbastanza dura. Questa praticamente tocca tre comuni, perché il comune di Chies non viene toccato, ma purtroppo per problemi di chilometraggio, però gli altri comuni della zona del Parvo sono toccati tutti e quattro praticamente: Pieve, Puos, Tambre e Farra dal Pago. Una manifestazione che nel corso degli anni si è evoluta. Lei, vedo che indossa la maglietta, una maglietta particolare. Qual è questa maglietta? Questa maglietta praticamente nel decimo anno. Vorremmo fare anno zero, anno zero, 10 anni e 100 chilometri. Stiamo studiando, e è già abbastanza a buon punto come tracciato e anche come attivazione, la 100 chilometri che assieme ai compagni di passione delle Alpi Trevigiane passeremo per la zona di Vittorio Veneto, toccheremo il Nevegal e Quantin, verremo giù e faremo la 100 km sempre con partenza e arrivo in Alpago. Ecco, quindi vediamo anche come c'è proprio un abbraccio, no, fra i territori, una contaminazione, diciamo, sia delle persone che hanno questo amore, questo piacere per la natura, per la montagna, ma che poi appunto riescono così ad offrire un'esperienza ulteriormente accattivante per i corritori che vengono, no? Perché comunque si riesce ad apprezzare un percorso ancora più vasto. Davvero molto interessante anche questo. Solidale, ma anche della manifestazione in sé, quali sono un po' i numeri, ecco, di questo evento? Beh, innanzitutto vorrei tranquillizzare chi partecipa all'eco passeggiata che questa si sviluppa su 9 chilometri, sostanzialmente la partenza è sempre alle rive del lago di Santa Croce, partenza arriva là, si sviluppa lungo l'Osi di Saratei, si arriva a Bastia e c'è un ristoro presso il ristorante Beio, poi si costeggia la Valda e si arriverà a Puos, dove in concomitanza a quella giornata c'è la manifestazione, quella che è una fiera di prodotti naturali, quindi quelli che quel giorno quindi partecipano alla passeggiata potranno poi, il percorso si snoderà attraverso le varie esposizioni della fiera. Quindi molto più dolce, molto più leggero, sì, giusto? Sì, questo è una cosa adatta a tutti, no? La quota di iscrizione è di 10 euro, comprende anche poi il buono pasto, e sono esclusi i ragazzi fino all'età di 13 anni, quindi per loro l'iscrizione è gratuita, proprio per favorire la partecipazione delle famiglie, perché questa è proprio una cosa dedicata, tranquilla, può fare, vengono famiglie con i bambini con la carrozzella, con i bambini con la biciclettina. E questo è bello, perché rende il senso della comunità, sì, no? Del partecipare alle attività che vengono proposte. È un po' vista come una festa di rispetto alle due manifestazioni che ha appena illustrato Mauro, ma là siamo a livello proprio competitivo. I numeri comunque, i numeri, ma questa, mentre le altre due sono un po' slegate dalla situazione
tempo come intemperie, cioè che sia sole, pioggia, eccetera, quelli trail, quelli partono, chiaramente la frequenza è, per la passeggiata è molto legata alla questione atmosferica, però mediamente siamo sempre stati sui 150 persone, insomma, pagando, poi ci sono tutti i bambini, eccetera, che non rientrano nella contabilità, quindi è abbastanza. Comunque sta crescendo, per cui è anche poco poco ci ha permesso di ogni anno di aumentare un po' il contributo che viene devoluto. Che viene dato. Penso che questa sia anche un'opportunità, lei ricordava le famiglie, un'opportunità anche per trasmettere ai giovani comunque il valore del rispetto per l'ambiente, no? Di un'educazione ambientale, proprio un'occasione concreta, ecco, perché vediamo i percorsi, questo avvicinamento alla natura. Esatto, sì. Proprio tutta la manifestazione proprio si svolge in un ambiente proprio naturale e lo scopo è proprio questo, no? di avvicinare intanto anche chi arriva a fare la semplice passeggiata, questo specialmente per i giovani, l'arrivo poi della passeggiata è un concomitanza con l'arrivo degli atleti, quindi anche per cercare poi di far appassionare questi giovani a questo tipo di chiamiamolo sport o comunque di attività, perché è proprio un'attività che si immerge, no, nella natura. Vediamo, siamo su noi, recentemente si è chiuso il trail della Civetta, mi sembra. Cioè, sono manifestazioni che effettivamente mettono in risalto proprio le bellezze naturali del nostro territorio. Queste magnifiche Dolomiti, no? Questo è quello che noi possiamo spendere, no? A livello di immagine, a livello anche di qualità di vita, perché, certo. Perché se poi questi territori oggi si trovano ancora ben mantenuti, eccetera, è proprio grazie a questo. Mauro, siamo pian pianino in chiusura di questa nostra piacevole chiacchierata, ma ancora due informazioni, ecco, volevo chiederle anche per trasmettere ovviamente ai nostri ascoltatori che ci stanno seguendo in questo momento. Ci sarà un momento conviviale, immagino, sì. Quindi spazio dopo la fatica anche. Possono reperire anche le varie informazioni per chi può essere interessato di iscriversi a questo evento. Sul sito Alpago Eco Trail praticamente si trovano tutte le informazioni dagli orari di partenza ai chilometraggio, ai cancelletti di fermo, perché sulla gara lunga praticamente ci sono degli orari da rispettare per poter continuare la gara per sicurezza. Abbiamo degli orari di passaggio in determinati posti che sono due cancelletti, uno è in Pian Formosa e uno è a Spert, per poter appunto dare la sicurezza di arrivare in tempo, di non mettere a repentaglio la propria incolumità, degli orari e tutto questo si trova nel nostro sito. Per la gara corta c'è meno problemi, perché nella 21 km è dislocata molto più bassa, mentre l'altra passa praticamente, tocca 2100 metri del Semenza, quindi abbiamo l'obbligo di avere determinati, certo, sicuramente delle sicurezze, esatto, per gli atleti. Quindi su questo sito si trova tutto, se no c'è l'iscrizione, può essere fatta anche tramite cartaceo, che viene fatta nel Sportwearic, che è uno degli sponsor della nostra manifestazione, e anche noi tocchiamo praticamente nelle due gare sulle 350 persone tra le due gare, quindi un bel numero di partecipanti. Poi ovviamente ci sono i social, che anche il vostro comitato organizzatore ha predisposto, quindi insomma informazioni ce ne sono, si possono trovare. Chiudiamo con una nota simpatica, ecco, sul momento conviviale finale di questo evento. Allora, l'evento finale, cioè l'arrivo è fatto a Farra, abbiamo un capannone grandissimo dove c'è la musica, dove ci sono i cuochi, dove ci sono in particolare la birra, che tutti i courier hanno quando finiscono la gara, hanno bisogno di riidratarsi,
e in particolare la birra è una cosa che piace, e fa bene, anche perché anche a livello fisico rimettere dei sali minerali e altro dopo che contiene corsa, la birra è una cosa che ci sta. E poi il pasta party finale per tutti quanti, e viene praticamente dall'arrivo dell'ecopasseggiata, che di solito verso il mezzogiorno cominciano il conviviale. Noi andiamo a finire alla sera, che si chiude la gara alle 7 di sera, che chi arriva anche alle 7 e 5 minuti, anche magari un attimo fuori orario, mangia. C'è comunque la pasta party. Il 9 settembre venite in Alpago, perché oltre a questa manifestazione c'è a far la tradizionale festa della Madonna e Runal, e come ho detto prima a Puos Bio Natural, e la nostra, quel percorso che va a toccare i due comuni, le due realtà, fa un po' la tradunione di queste, ecco, di queste due manifestazioni, e quindi ci sarà una bellissima domenica per tutti. Ecco, una bella. Ci avrà una mano come per l'organizzazione di questa gara. Certo, assolutamente. Questo, tutti i volontari che si adoperano ovviamente per la vita, quindi ricordiamo. Ovviamente siete tutti invitati a prendervi parte. Grazie mille a voi e a tutti quanti voi. Buona continuazione d'ascolto. Arrivederci.